Sì, il progetto Deliver Smart Drug è un progetto che finalizza lo sviluppo di sistemi di delivery, di drug delivery ingegnerizzati, basati sulle micro nanotecnologie per la cura efficace del tumore al fegato. Ha visto partecipare le tre università siciliane di Messina, Catania e Palermo. I risultati sono molto promettenti perché abbiamo individuato alcuni nuovi sistemi terapeutici che sono in grado di curare il tumore senza gli effetti collaterali tipici dei chemioterapici attualmente utilizzati. Apre le prospettive per nuove terapie del tumore al fegato che possano essere sempre più mirate, con meno effetti collaterali e sempre più efficaci. Il progetto Liver Smart Drug è un progetto che ha come obiettivo quello di ingegnerizzare dei sistemi nanostrutturati per la veicolazione di farmaci antitumorali per l'epatocarcinoma, quindi molto, molto specializzato. Questa è una ricerca che è stata fatta e che si concluderà adesso a fine giugno, in collaborazione con tre Atenei, Palermo, Catania e Messina. E il progetto è finanziato dal PIOFESR 2014-2020. L'ambito è quello delle scienze della vita e quello in particolare sulla traiettoria di medicina di precisione. Quindi sistemi che sono in grado di ridurre la tossicità nel momento in cui si somministra un farmaco, di veicolarlo sul bersaglio e di consentire un rilascio appunto mirato. E questo, delle prove che abbiamo fatto sia in vitro che in vivo, hanno dato risultati molto incoraggianti, già nel progetto precedente a questo. Quindi adesso siamo andati in una fase ancora più avanti e stiamo adesso, dobbiamo completare la fase di industrializzazione. Sicuramente quello di rendere la cura del tumore al fegato molto più efficace di quanto non lo sia attualmente, perché i farmaci attualmente utilizzati sono tutti per via orale, con tutte le, diciamo, le complicazioni che questo comporta, soprattutto in termini di, appunto, di tossicità, in termini anche di risposta del farmaco alla malattia. In questo modo invece si riesce ad essere molto più incisivi. Noi abbiamo visto che in laboratorio nel giro di una settimana la massa tumorale si è ridotta quasi, è quasi scomparsa, diciamo. Quindi questo poi conferma il fatto che queste metodiche sono molto più efficaci di quanto non lo siano quelle tradizionali.